Innanzitutto, chi è Er, come mai questo nome d'arte e soprattutto perché questa partecipazione a Musicultura? Non è la prima, se non sbaglio. Ciao a tutti, allora, Her, perché il diminutivo del mio nome, che è Herman, quando dopo proprio il 2001, quando ho partecipato la prima volta, dopo pochi anni da lì a quella, a dopo avrei cominciato a produrre dischi, ho trovato importante creare un acronimo, creare qualcosa di breve, perché il mio vecchio nome era addirittura Ermanno. Ebbene sì, sono una persona insomma che poi ha attraversato un genere di identità e dopo il primo Musicultura che all'epoca si chiamava Premio Recanati, ho abbandonato Ermanno e sono diventata Erma all'anagrafe e artisticamente Her, H.E.R. Il singolo che ti ha portato in finale si intitola Il mondo non cambia mai. Ma quindi la domanda è questa: veramente il mondo non cambia mai? Perché noi siamo portati a pensare che negli anni ci sia stata un'evoluzione, ma a quanto pare non è esattamente così. No, nel senso che hai capito male, perché se ascolti bene il brano, ma questo è normale, il titolo ovviamente è provocatorio, ma prevede un prefisso, cioè se tu non cambi, se tu non ti apri mentalmente, in sintesi, il mondo non cambia mai. Perciò è un brano ottimista, anzi un brano di inclusività che tende proprio dalla mia esperienza in poi ad aprire le menti delle persone. Ovviamente poi ho usato come metafora il vento, il mare, come lo straniero, come potrebbe essere qualsiasi cosa che è fuori dal pensiero unico e dal solito pensiero binario, che spesso i gruppi tendono a formare e a costituire, forse anche per una questione di insicurezza. Anzi, la domanda che mi faccio è: in futuro, avremo paura dell'altro? Questa è una bella sfida. Spero proprio di no, magari questo può essere un piccolo segnale per migliorare. E in questo brano parli di molteplici argomenti, primo fra tutti il razzismo e l'inclusione. Ma pensi di poter dare un messaggio a chi ti ascolta anche tramite questo concorso a cui partecipi? Beh, certo, come ti avevo detto già prima, e a questo punto mi riallaccio alla domanda alla quale non avevo risposto, perché tornare a Musicultura? Io ci andai la prima volta, appunto, come ho già detto, al Premio Recanati, che poi è diventato Musicultura. Io nel frattempo ho fatto i miei percorsi, sono andata diverse volte a Musicultura, ma come musicista, come ospite, non sono mai andata più come autrice. Per caso io quest'anno, cioè nel 2019, verso ottobre, ho mandato il pezzo ed è stato preso insieme ad altri un altro pezzo. Praticamente poi facendo la selezione finale hanno scelto Il mondo non cambia mai perché penso che abbia un messaggio importante che si integra perfettamente all'esperienza mia di vita. Il fatto che ci possa essere questa finale, sono già in finale, magari arrivare alla serata conclusiva con il premio. Magari sulla Rai, con tutto il mio passato e con tutti i pregiudizi che potrebbero esserci nei confronti di una persona che ha fatto un cambio di genere, non sto parlando della società, ma parlo del grande sistema televisivo, perciò apparire semplicemente per quello che si è, un artista, senza troppi cliché, senza troppi fronzoli, magari anche pruderie da parte della stampa. Per me sarebbe un grande traguardo. Il fatto poi che il brano sia un brano estremamente radiofonico, infatti è schizzato, per fortuna va ovunque, e ha avuto 80.000 visualizzazioni in meno di 2 settimane, questo può essere un bel segnale, secondo me. E il segnale è riuscire a superare le barriere e far riflettere magari un po' di più rispetto a tanti argomenti, in primis quello mio di esperienza personale, che è appunto il transessualismo. È un brano effettivamente molto radiofonico, tanto è, questa è una nota personale, è entrato di diritto nella mia playlist su Spotify. Grazie, grazie, ma veramente grazie, perché parte tutto dal basso per quanto mi riguarda. Non ho una grande major, una piccola etichetta, Giosebba di Gianni Testa, che saluto, e perciò stiamo facendo dei grandi sforzi. Evidentemente c'è una bella risposta da parte del pubblico.
E nella tua playlist invece c'è un brano che non può assolutamente mancare. Allora, io l'ho già detto anche precedentemente in altre interviste, tra l'altro una è andata proprio appena è successo il lockdown, mi hanno intervistata per Rai Regionale, Rai Puglia, e io ho dichiaratamente ammesso il mio amore smisurato per David Sylvian. Perciò sì, io sempre, almeno una volta al giorno, mi devo sentire il mio David, che sia Dead Bees on a Cake, che sia Brilliant Trees, che sia World Citizen. Qualsiasi brano, perché penso che il timbro della sua voce e la sua musica così ricercata sia una carezza per la mia anima. Perciò non può mai mancare nella mia playlist David Sylvian. Torniamo a noi, il tuo è un percorso a dir poco straordinario, hai fatto veramente di tutto, da quel 2001 possiamo dire è successo davvero tanto, ma anche grazie alla tua formazione, tu hai studiato violino se non sbaglio al conservatorio. Sì, ho studiato violino al conservatorio fino all'ottavo anno, poi ho inseguito anche il mio insegnante a Benevento, mi sono diplomata lì, ma poi ho fatto tutte le scuole in Puglia, a Foggia, ho fatto le scuole medie annesse al conservatorio, liceo artistico, Accademia delle Belle Arti, ho fatto i primi stage di teatro con Pino Casolaro di Rosso di Sera, sì, tutto lì ho fatto. E poi nel 93 sono andata via e sono venuta a Roma, perciò diciamo che sì, la mia formazione è stata proprio lì. E in passato puoi dire di aver realizzato delle collaborazioni importanti. Cito per esempio l'esperienza che ti ha portato e ti ha fatto conoscere Battiato. Sì, abbiamo debuttato al Teatro Curci di Barletta nel 2011, era il giugno del 2011, era un'estate meravigliosa per me perché poi, oltre a Battiato, poi ho cominciato un allestimento e poi uno spettacolo con Lucio Dalla. Infatti, quando andammo al Teatro Comunale a Bologna, abbiamo fatto una rimpatriata con tutti, con i musicisti del progetto e con Lucio, che ero già in rapporti con lui di lavoro, perciò che dire, sono state tutte collaborazioni fantastiche. In primis quella di Teresa De Sio, che è durata molti anni, poi appunto Battiato, che è stata un'esperienza incredibile perché Battiato è veramente quello che appare, non è un bluff, come tutti i grandi artisti del resto, non potrebbero essere grandi se fossero delle bugie. Lui veramente, la sensazione che ebbi la prima volta che lo vidi, che fu proprio a Barletta mentre stavamo suonando, lui è entrato, io ho avvertito un'energia fortissima, un'aura, come si dice in termini così esoterici, ecco. E la stessa cosa posso pensare di Lucio e di queste grandi personalità con le quali ho lavorato. Credi che possa in qualche modo influire sul tuo futuro artistico questo periodo che stiamo vivendo? Guarda, è un periodo difficile, ma per me anche molto anomalo, perché dopo i primi giorni in cui mi ero concentrata su un blog con le mie bambole, perché sono una collezionista di bambole, ho fatto tutta una cosa anche divertente, horror chic, molto, molto carina, con dei contenuti anche interessanti, con delle velleità letterarie, però direi che a me è cominciata benissimo questo lockdown, malgrado il casino mi sono adattata, sono rimasta a casa. Non sono uscita e mi sono dedicata alla promozione del brano e ovviamente poi tutti, appunto, la promozione, il comunicati stampa, la voglia di promuovere questo lavoro, come ti dicevo prima, dal basso. Perciò io a tutt'oggi sono molto impegnata tutti i giorni tra interviste e comunicati stampa. Tra l'altro il videoclip l'ho fatto a casa e ho chiesto la stessa cosa ai miei amici di fare dei piccoli selfie. Video selfie da contribuire, insomma, per contribuire al video. Perciò io finora sono impegnata. La paura però mia, ovviamente, ma non è solo la mia, è quella di tanti altri artisti, è di essere purtroppo l'ultima ruota del carro, non solo dal punto di vista strettamente così fiscale, organizzativo, burocratico, perché dal punto di vista proprio come dire, dell'ente dello spettacolo, dell'AIMPAS, perciò dell'INPS, ci sono molti paletti, non sempre tutti i requisiti sono idonei per noi. Magari mancano tre contributi e non prendi 600 euro che sarebbero preziosi e poi perché appunto purtroppo saremmo in teoria gli ultimi ad aprire perché ovviamente gli assembramenti come fai ad evitare un assembramento in un concerto in uno spettacolo teatrale sono delle dinamiche che non possono prescindere dalla collettività
Il teatro, la musica è per la collettività, perciò è impossibile concepire, a meno che non sì, ci possano essere nuove formule. Mi è sembrato di capire anche per la prossima stagione, perciò per ottobre ci saranno altre formule di fruizione teatrale, ma non è la stessa cosa. Cioè respirare l'odore del teatro da parte del pubblico e noi, noi sul palco, sentire il fiato della gente è di vitale importanza. Perciò staremo a vedere, bisogna avere molta pazienza, molta. Bisogna avere pazienza per sapere, per conoscere quali saranno le date effettivamente della finalissima del concorso Musi Cultura. A questo proposito vorrei dire una cosa, perdonami, a questo proposito, in base all'ultima data, quella proprio del finalone, 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 ci sarà anche una votazione su Facebook perché due finalisti andranno di diritto alla premiazione grazie alla votazione di Facebook, ahimè. Poi ovviamente ti comunicherò tutto e vorrei il vostro supporto se ovviamente vi piace il progetto e vi piace il brano. Hai fatto benissimo a dircelo e spero che tutti i nostri lettori possano apprezzare questo brano. E lo ripeto ancora una volta, a me è piaciuto molto, spero sia lo stesso anche per chi ci segue. Stavamo dicendo che c'è questa spada di Damocle riguardo la finalissima di cui non si conoscono ancora le date, però intanto il pubblico sta cominciando a sentire il tuo brano sia grazie alle piattaforme e digital store, e grazie a Rai Radio 1 che sta trasmettendo tutti i brani finalisti. Sì, è in programmazione dal 20, dal 20 di aprile in rotazione e ho avuto anche degli amici che mi hanno chiamato che non sapevano niente, ma come? Non ci ha detto niente. Insomma, il pezzo piace, sono contenta e tra l'altro sono in promozione con il disco anche proprio per conto nostro, con il mio ufficio stampa e con il mio discografico, perciò in teoria dovrebbe essere spalmato un po' su tutte le radio italiane. Non parlo delle grandissime radio, quelle magari un giorno ci arriverò, ma quelle radio, quelle belle, quelle piccole, medie, insomma, dove si lavora e dove non ci sono delle grosse logiche di mercato, ebbene lì sono stata programmata addirittura anche a Sydney e in Canada. Bello, quindi è arrivata addirittura oltre i nostri confini. Sì. Ma guarda, non so come. Sono stata programmata sì, per 3 giorni a Sydney e 2 in Canada. Perciò magari evidentemente, come hai detto tu, il passaparola, cioè se il lavoro piace, evidentemente il brano va da sé. E questo è un momento storico particolare e mi fa piacere il fatto che in questo momento particolare, dove le logiche del mercato sono completamente al collasso, spontaneamente un mio brano con pochi mezzi possa guadagnare posto e spazio. Noi abbiamo quasi finito il nostro tempo a disposizione, ma per questo ti voglio fare un'ultima domanda, e più una domanda e una considerazione. C'è un messaggio che vorresti dare ai nostri lettori, magari sia alla luce di questo periodo che stiamo vivendo, sia alla luce di tutto ciò che abbiamo passato negli ultimi anni dal punto di vista musicale, perché la musica è in continua evoluzione e sicuramente questo periodo qualcosina lo sta facendo. Cosa posso dire? Al di là di raccomandare a tutti la prudenza, insomma, la prudenza necessaria per potersi proteggere, il mio messaggio non può essere che di inclusività. Cerchiamo comunque, sebbene con prudenza, di aprirci comunque agli altri senza avere pregiudizi nei confronti anche dei generi musicali, perché no? Aspettiamo una spontanea valutazione istintiva e poi formuliamo dei giudizi. Il pregiudizio non porta a niente. Il giudizio obiettivo invece è qualità, è un giudizio di qualità. Mi auguro allora solo questo, che un po' tutte le persone che mi stanno ascoltando potranno un minimo prendere come spunto questo mio input, perché no? Essere così persone un po' più libere, ma soprattutto speranzose nei confronti di un futuro migliore. Non sarà immediato, ma secondo me questo problema, questo grave problema che stiamo affrontando,
non può che portarci a essere persone migliori. Perciò mi raccomando, resistenza e forza. Io ti ringrazio per la tua disponibilità e auguro a tutti di poter ascoltare bene questo meraviglioso brano e Il mondo non cambia mai. Grazie mille per aver prodotto. Ora, complimenti per aver raggiunto la finale e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille a voi, ciao!